Però c'è una storia incredibile anche adesso, incredibile, diciamo, che è rimasta nell'immaginario. Io ero piccolino, è rimasto fortemente nell'immaginario di chi l'ha vissuto in quel momento e della storia del mostro di Firenze, su cui un giorno in pretura ha dedicato molte puntate, perché lì è veramente il Certo. grande romanzo popolare italiano, Poi proprio Firenze, lì c'è no? La tutto. Toscana, la patria della Poi c'è il cultura, contadino, l'amicizia, un po' i compagni di merende, no? Sono rimasti poi questi termini che sono rimasti anche nel nostro modo di parlare, probabilmente anche molto dopo, a prescindere dal processo. E poi è stato un processo fatto in ritardo, perché i morti sono, il processo è stato successivo a tutte le morti che c'erano state. Sì, perché Era da un po' di poi tempo che non c'era più gli nessuno. omicidi Non sono c'è. stati collegati come elementi di serial killer un po' dopo, E vero? quello, ad esempio, un giorno c'era una cosa che colpiva, che la morte di un figlio è una cosa tragica, no? Che tutti capiscono. Però c'è qualcuno che non riesce a dimenticare e non riesce a chiudere la partita, a porre una parola fine, finché non sa chi è stato. E c'era in questo caso un padre che tutte le udienze si faceva. Una cosa era lo scopo della sua vita, riuscire a capire chi aveva ucciso sua figlia. Ed è una cosa che proprio ti colpisce perché. Capito? Non tutti sono capaci di trascinarsi questo dolore per così tanto tempo e non porre, però vi fa capire come sia importante stabilire chi ha commesso un delitto. Perché solamente allora tutti i parenti delle vittime possono voltare pagine, seppellire il proprio morto. Questa è una cosa che io ho imparato proprio un giorno in pretura. Perché se non lo vivi, non capisci, ma perché? Perché non riesci a pensare ad altro e ti sembra di non avere recato giustizia al tuo morto. Ti sembra di non averlo curato abbastanza, di non aver fatto per lui tutto quello che dovevi fare. Quindi è una cosa, c'era questo padre che veramente, se ci pensi, ancora ti prende adesso. E questa è una cosa che è utile sapere nella vita, è utile. Anche chiunque capisca il perché uno non è voglia di vendetta, è voglia di quiete, di pace, di chiudere una storia. Scusa. Esatto. Volevo far vedere questo passaggio perché poi la storia del mostro di Firenze con appunto i compagni di merende, questi 8 omicidi nel corso di tanti anni, è diventato anche forse, secondo molti, il primo momento in cui un processo, un caso di sangue, appunto, di serial killer, poi in fondo è diventato anche oggetto di grande attenzione mediatica. Diciamo, questo è stato un processo, è stato al centro Sì, dell'attenzione perché poi degli italiani. il mostro di Firenze era un serial killer ottocentesco, non americano, non di quello che ammazza per crudeltà, come abbiamo visto, come ce ne sono stati anche Bilancia, che ne so, Certo. Minghella, che uccidevano quasi per il gusto di uccidere. Invece era un delitto di contadini, un serial killer di contadini, che lui era infatti il mostro di Firenze, che trattava così anche le figlie, cioè le aveva trattate, violentate, ma senza, uno dice, perché così si faceva? Non so come dire, c'era una naturalezza che veramente ti stupiva, era difficile da capire, difficile. Quando tu lo vedi, chi Sì, ha visto adesso. questa cosa, lui che faceva il santino, vi ricordate? Tutti si ricorderanno quando diceva io non sono stato, alzava questo al Cristo, al cielo, e diceva Signore, cioè proprio una cosa di una brutalità incredibile proprio. Ma non gratuita, non so come dirvi, è difficile da raccontare, però era così, scusate. No, vediamo questa brutalità che poi appunto nei dettagli in un passaggio proprio di un giorno in Eh sì, pretura. perché sì. Un contadino ha rinvenuto il corpo del ragazzo seminudo accasciato al posto di guida e poco distante a terra il corpo della ragazza con le braccia allargate a croce.
La ragazza era con le gambe aperte e nella vulva aveva un traccio di vite. Il medico legale. Vogliamo mostrare al test e cominciare con le foto per vedere se ci possono aiutare. Si vede la vite, se si può ingrandire ancora. Se si può. È un ragazzo della scorta che ha avuto qualche problema sulle foto. Vogliamo interrompere due minuti, non so. Prestategli soccorso. Se necessario chiamiamo un medico. Sospendiamo l'udienza un minuto. Grazie, grazie. Urri. Cioè che anche parte della è svenuto, è parte della vita di un processo, perché ovviamente nel processo si erano fatte vedere delle foto, lui era il medico legale che faceva vedere delle foto delle, e il povero carabiniere, che svenne, non aveva resistito proprio, non... che non ha resistito poi in caso appunto pieno di... Dato che si è parlato prima del processo al mostro di Firenze, io volevo chiedere al dottoressa Petrelluzzi che cosa ne pensa della tesi secondo cui Pietro Pacciani non sarebbe il vero mostro di Firenze, bensì soltanto un esecutore, e che il mostro di Firenze sia rimasto tutto sommato impunito. Il famoso medico altissimo. Sì, ma all'epoca insomma, si diceva anche che ci fosse stata una manipolazione delle prove allo scopo di divenire comunque una perché conclusione. Perché i tagli, le sezioni erano troppo precise, quindi sapeva manipolare il bisturi. Devo dire anche che le prove trovate a carico di Pacciani fossero state manipolate. Io sono molto complottista. Non mi piacciono tanto i complotti, perché con i complotti si va da tutte le parti, no? Dico solamente due cose, che nessuno è stato ucciso e questo quindi è sufficiente per dire che una storia è chiusa, perché nessuno più è stato... Due, che tutti i genitori delle vittime, come dicevo prima, sono stati soddisfatti, si sono sentiti in qualche maniera che giustizia era stata fatta. Allora adesso andare a cercare, non so che frutto abbia, se non così, un gioco per qualcuno che vuole scavare, ma per chi? Capito cosa mi chiedo io? Sono tutti morti, c'è più nessuno. Non lo so, scriviamo un romanzo, certo, scriviamo un romanzo, forse, ma poi a che pro? Le vittime sono state, i genitori delle vittime sono tutti dichiarati soddisfatti. Nessuno, non lo so, io non sono tanto delle, non sono di quelle che vanno avanti per anni, anni, anni a scavare, è stato, non è stato, però, e che sempre si rimesta nella stessa storia che è stravista, strastudiata, che ci hanno fatto di tutti, perché non è che era la prima inchiesta, no, che hanno fatto sul mostro di Firenze, sono state... No, non lo so, credo che sia stato che abbiano fatto il massimo che l'umana, la natura umana potesse fare. Poi certo, qualcosa può, un'altra cosa che ho imparato e che dico è che nei processi ci sono le verità processuali, non è che nei processi ci sono le verità assolute. La giustizia umana riesce a dimostrare, a ricavare le verità, quelle che vengono... testimoni, questo, le analisi, tutto quello che porta a una condanna. Poi se le cose sono andate diversamente ci vuole qualcosa di importante, non solo l'impressione di qualcuno. Io non c'ho mai, non so, c'era un nostro collega che era molto appassionato di questa, che non era stata lui, però a me non mi appassiono tanto, io sono molto speculativa, cioè mi serve sempre che se faccio una cosa c'è un perché. E il perché è quello che deve rispondere a una domanda, ma faccio, rendo qualcuno più felice, rendo qualcuno più soddisfatto, riesco in qualche maniera a dimostrare che quello è imbrogliato. No, questo continuo chiacchiericcio, devo dire che non mi appassiona tanto. Mi dispiace perché poi molti, c'è anche il subello, non è che non c'è il subello.